Numerosi fedeli e pellegrini in piazza San Pietro per l'udienza generale del 13 marzo, giorno dell'undicesimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Ad aprire l'appuntamento, come di consueto, un lungo giro in papamobile con alcuni bambini a bordo, poi la catechesi che il Santo Padre ha preferito non leggere per problemi di voce. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti, che credo che ci potrà fare tanto bene. Grazie. Francesco però ci ha tenuto a prendere la parola al termine dell'udienza per i saluti rivolti ai pellegrini in lingua italiana quando ha lanciato l'immancabile appello per la pace. E per favore perseveriamo nella preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Il Papa ha proseguito a braccio raccontando un breve aneddoto che sottolinea la sua preoccupazione più grande. Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato morto nel fronte. Lui pregava con quello. Tanti giovani vanno a morire. In seguito l'appello si è trasformato in supplica. Preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra, che sempre è una sconfitta.